Per secoli, l'economia di Massimeno ha avuto come perno l'allevamento. La razza autoctona è la mucca rendena, una varietà adatta alla montagna che dà un latte non molto abbondante, ma particolarmente adatto alla produzione di formaggi perché è poco grasso. Le mucche venivano allevate con la tecnica dell'alpeggio. In primavera le si portava a pascolare in quota, dove rimanevano fino all'inizio dell'autunno, nutrendosi delle erbe e dei fiori che crescevano spontaneamente. Ci sono ancora in zona aziende biologiche che seguono queste tecniche produttive tradizionali. Un altro mestiere tipico di Massimeno e un po' di tutta la Val Rendena era quello dell'arrotino, in dialetto moleta. Per secoli questo lavoro è stato essenzialmente itinerante. Gli arrotini rendenesi lasciavano il paese in autunno e si dirigevano prima verso le città della pianura lombarda ed emiliana, poi verso paesi del nord Europa, Svizzera, Germania, Austria, Inghilterra e infine verso le Americhe, in particolare Stati Uniti e Canada. Essi portavano con sé la tipica ruota, azionata inizialmente a pedali, in tempi recenti a motore o elettricità, e passavano mesi a girare di porta in porta, offrendo i loro servigi. Nella vicina Pinzolo è stato eretto un monumento che celebra la figura del moleta. Molti emigrati sono tornati al paese in tempi recenti e, grazie ai soldi delle rimesse, hanno contribuito allo sviluppo turistico della zona aprendo alberghi, agriturismi e ristoranti. Un'altra attività tradizionale era l'estrazione dai larici dell'argà, la resina che, essiccata, veniva poi trasformata in essenza di trementina. La trementina aveva numerosi usi, dalla pittura all'edilizia, fino alla medicina. Dopo gli anni 50, tale attività è stata soppiantata dalla produzione industriale, ma esistono ancora aziende che la proseguono, dando un prodotto particolarmente pregiato.